Soul Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Simmizzando. Allora, ragazzi, ho ricevuto ben 3 ristoranti e non vedo l'ora di mostrarveli. Dunque, proprio ve li metto così perché... Anzi, andiamo in ordine alfabetico. Partiamo da Ali428, la mia cara Micari Sims, che ha creato questo locale. Il nome mi piace troppo, ragazzi, lo so, non dovrei dire niente, ma appena l'ho visto mi ha fatto morire da ridere. Non me lo sono riuscita a togliere dalla testa per ore. Lo Sgranocchio. Allora, elegante e moderno, lo Sgranocchio si propone come un ottimo compromesso tra cibo divino e prezzo accessibile. Già frequentato da molte delle star che popolano The Soul Valley, sta acquistando molti consensi, ospitando anche una privatissima area adatta a coloro che amano cibi diversi. Adatto per un'intraprendente e simpatica simmina che vuole rimettersi in gioco aprendo una propria attività. Allora, questo qui è il locale. E io stavo pensando, ragazzi, a questo punto di mostrarvelo proprio, perché tanto sono soltanto 3 locali. Quindi a questo punto ve lo mostrerei, perché poi dovrete essere voi comunque a votare. Da una parte il locale, quindi il primo voto sarà per uno dei 3 locali a questo punto. Dall'altra per il nome, quindi vi inizio a mostrare lo Sgranocchio, che mi ha gentilmente, che ha gentilmente creato per la serie di Simmizzando, Ari Sims. Allora, ragazzi, questo è lo Sgranocchio. Dunque, lo guardo per la prima volta insieme a voi, perché come sapete io scarico, piazzo, ma non guardo mai una cippa lippa. Quindi, questa è la parte esterna, devo dire molto molto carina, molto spaziosa poi soprattutto, guardate quanti tavoli. Ovviamente, ragazzi, ci tengo a dire una cosa. C'è chi l'ha creato prima che io, obiettivamente nel video dello scorso episodio, comunque spiegassi tutte le caratteristiche che doveva avere. Quindi ecco, per esempio questo è 178.000 simoleon, non è grande quanto tutto il lotto che avevo in mente, però va benissimo comunque, non vi preoccupate, anche se il ristorante è un po' più piccolino, va più che bene, non è che Joe deve avere per forza, no? Io ho voluto tenere questo... L'otto qui perché l'ho trovato simbolico più che altro per tutto il casotto che ha combinato. E poi, ragazzi, voglio dire, guardate che meraviglia. Cioè, bello, bello, bello. Allora, dunque, si entra da qui. Abbassiamo, ragazzi. Una bella entrata grande. Questa qui è la sala. Wow. Cioè, questa parte, ragazzi, voglio dire, fighissima. Abbiamo anche, io qua immagino fichi fichi everywhere praticamente. Di qua dove si va? Si esce, quindi ok, si può uscire anche di qua. Questo molto carino, non l'avevo notato, guardate che meraviglia, ragazzi, molto carino, che costeggia tutto il locale. Comunque, entrando, ragazzi, abbiamo qui i tavoli. Sullo stile dei tavoli esterni, qui il bar, molto carino. E qui, ragazzi, ecco la postazione per i camerieri, no? Qui quando appena entriamo che si prenota, beh, si chiede il tavolo così. E qui la cucina. Molto, molto carino. Questo? Oh, troppo carino! Tipo sembra la Walk of Fame, ragazzi, fantastico. E vediamo un po'. Così. L'unica cosa, ragazzi, non li vedo io. Ah, non li vedevo io perché dicevo, ma i bagni? Ok, no, qui c'è un'altra porta che conduce, poi lo vedo. Vediamo qui, va bene, un piccolo disimpegno come potete vedere. Ok, sì, un bagno. Ah, questo qua è il bagno, ok. Se inizia qui, qua ci sono, perfetto. Ok, mi piace molto. Qui... Ok, non c'è differenza fra maschio e femmine perché io toppo sempre, ok, perfetto. Al piano di sotto, ragazzi, wow!
Proprio stile vampire. Mi piace tantissimo i bagni. L'angolo proprio disco, mamma mia, fantastico. Beh, giustamente loro ordinano, sì, perfetto. Mi piace tanto, ragazzi. Vorrà dire che manderanno quelli del piano di sopra al piano di sotto e si fanno uno spuntino. No, veramente, io lo trovo molto, veramente molto, molto ben fatto. E c'è lui, il mitico, ragazzi, il mitico. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo ristorante, lo Sgranocchio, che è stato gentilmente creato per la serie di Sinmizzando da Ari Sims. Vi ricordo anche, cioè vi mostro anche ovviamente i tratti del lotto, centro vampiresco, un vuoto scuro avviluppa questo lotto da cima a fondo, è più probabile che i vampiri visitino la zona. Locale alla moda emergente, se non altro i tuoi sim possono dire di esserci stati prima che fosse di moda. In più, cibi e bevande sono a prezzo stracciato per i super famosi. E ancora meglio, gli incontri tra celebrità e miratori possono essere ospitati solo da lounge bar con questo tratto. Bene, perfetto. E infine su una linea temporanea, ricco dell'energia tipica della terra fertile, qui spesso nascono dei gemelli. Avrà pensato che la nostra Jo ha un figlio dietro l'altro, quindi ovviamente. È proprio adatto, è proprio adatto. Io ti ringrazio davvero tanto. Come potete vedere, è perfetto, ha tutto quello che serve. Quindi veramente grazie, grazie di cuore a The Sims. Mi piace veramente tanto questo locale. Mi piace, guardatelo di nuovo perché poi sarete voi a dover votare il locale che vi è piaciuto di più come primo voto e come secondo voto invece il nome appunto, quindi Ari Sims, questo è il locale, il ristorante, il nome è Lo Sgranocchio. Il secondo locale, ragazzi, ristorante che sto per mostrarvi, è stato realizzato gentilmente da Cherry88 Channel, quindi Cherry Blossom Channel. Ristorante chic per gente alla moda, è composto da due ambienti, uno adatto agli umani, l'altro ai vampiri. Un menù personalizzato adatto per ogni esigenza. Angeli e demoni, ragazzi, lo trovo azzeccatissimo come nome, perfetto, lo potete già vedere da qui. Ora lo piazzo immediatamente. Eccolo qua. Mamma mia, ragazzi. Che spettacolo. Poi vabbè, magari lo girerò, però intanto adesso devo solo mostrarlo perché serve più che altro per. Vediamo un po' se possiamo ruotarlo subito. Sposta la casa, no. Volevo in realtà. Sposta il lotto, ecco. Volevo ruotarlo. Ti scoccia se vieni ruotato? Un attimino. No, però forse ha piazzato, ecco, questa parte così. No, vabbè, rimettiamolo com'era. No, lasciamo stare, va bene, vediamolo così. Perché mi piace? No, mi piace troppo così. Ok, allora. Dunque, Angeli e Demoni, ricordo, questa è una creazione di Cherry Blossom Channel. E sto, come sempre, quindi questi saranno gli angeli e questi ovviamente, ragazzi, saranno i demoni. Partiamo dagli angeli, va, direi che è proprio il caso. Quindi, menu esterno, mi piace tantissimo. Entriamo qui e qui ovviamente c'è, come potete vedere, due porte divise per gli angeli e per i demoni, ragazzi. Qui, che carina che si vede anche la cucina da qua. Qui ovviamente, ecco, appena si entra a chiedere il tavolo, va bene, qui mi piace molto. Andiamo nella parte degli angeli. Ragazzi, notare che look, cioè che stile, ragazzi, mi piace veramente, veramente tanto. Che stile. E qui ci sono anche i bagni. Guardate, mamma mia. I propri soldi si sprecano, ragazze. Proprio si sprecano. Qui, vabbè, abbiamo visto la cucina. Molto carina. E di qua invece si va dai nostri demoni. Quindi guardate, ragazzi. Che entrata. Voglio dire, spettacolare. Qui l'esterno, guardate che meraviglia. Veramente, veramente bello. E una volta entrati nella porta molto lussuosa, guardate che spettacolo. Anche i vampiri, ragazzi, voglio dire, mica un buchetto, guardate un po' che lusso, che sfarzo. Mamma mia, ragazzi, fantastico. Guarda, non so se questa porta deve essere bianca.
se è stato fatto apposta. Chiedo a Cherry Blossom Channel, perché a volte uno piazza una parte e poi magari si dimentica di ricolorarla o cose del genere, però magari è stato fatto di proposito, quindi io chiedo, perché in caso, qualora dovesse venir scelto comunque come ristorante per la nostra Joe, cambierò ovviamente io il colore della porta, quello è il minimo. E quindi ragazzi, eccovelo qua. Lo spettacolo proprio, bellissimo. E poi ovviamente qui c'è anche la parte esterna, me ne sono accorta adesso, ovviamente io babba come sempre, ragazzi, guardate che spettacolo. Controllo se tante volte anche di qua, non mi sembra di aver visto nulla, però io controllo per scrupolo perché mi perdo tutti i pezzi. Ok, ragazzi, cioè, anche in questo caso i tratti del lotto sono: locale più alla moda della città, un posto per le superstar, i VIP e coloro che hanno trionfato sulla banalità. In fondo, chi altro potrebbe permettersi prezzi dei lotti così esorbitanti? Non tu, proprio no. Ma se non altro, i premi delle stelle possono essere ospitati solo da lounge bar con questo tratto. Mamma mia, ragazzi, aura romantica. E anche qui, ovviamente, sappiamo che Joe, no, all'amore, è certo. L'aura romantica rende più facile che altre persone si lasciano sedurre dall'amore, appunto, giustamente. E cucina dello chef, il cibo preparato in questa cucina svilupperà le abilità culinarie dei tuoi sim. Gli chef famosi dovranno stare attenti. Molto, molto bello. Quindi Cherry Blossom Channel, ragazzi, il locale si chiama Angeli e Demoni. Terzo e ultimo locale, ma non per questo meno importante, quello creato da Vanale 87. Io ringrazio perché sono tutte e tre state molto molto care, sono tre amiche, io le ringrazio veramente di cuore. Vanale 87 mi scrive: un ristorante molto particolare a tre piani con una terrazza panoramica che si affaccia sulla grande piscina, ma con un occhio anche per i clienti più oscuri. Quindi ragazzi, la terrazza dei vampiri, guardate quanto è grande, veramente molto ma molto spazioso. Non ha i tratti, ragazzi, quindi ok, siamo liberi di metterli noi. Mamma mia, wow. Cioè ragazzi, guardate che meraviglia. La piscina qua, cioè, strepitosa. Notare, aspettate un attimo perché io ogni volta per trovare l'entrata ci metto 20 anni, ragazzi, no, questo è proprio sono io. Allora, prima di tutto guardatelo da qui. Cioè, voglio dire, mica scherzi, direi che l'entrata forse è questa qui. Io chiedo scusa se toppo, infatti ho toppato sicuro, vero? Non lo so, allora, loro entrano qui. No, aspettate ragazzi che io, infatti. Oh, sì, dunque, si entra qui. Piccolo salottino con divani, ecco, sì, tipo una sala, una saletta per attendere, insomma, fino a che non sono liberi i tavoli. Poi si passa di qua, guardate. Fantastico pure l'effetto della luce, no? Dei riflessi, guardate qua, ragazzi. Poi si esce qui, tavoli esterni. Eccoli qua. Ce n'è per tutti i gusti qua, Lo spazio, ragazzi, non ci manca. Si entra di qua e ancora tavoli. Poi passiamo di qua. Oh, qua c'è la cucina. E che signora cucina, ragazzi. Voglio dire, bella grande proprio, molto spaziosa. Quindi questo deduco sia appunto il piano, la terrazza dei vampiri, ragazzi. Ovviamente ci sta la terrazza. Genio anch'io, no? Poi scendiamo giù. Mamma mia, c'è proprio anche il piano sotto. No, 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 fermi, fermi, fermi. Dunque, fermi. Qua sotto, ragazzi, oh, si entra da qua il bagno per i maschietti. E guardate che bagno! Mamma mia! Mamma mia! Cioè, ragazzi, strepitoso. Notare qua che bagni, ragazzi, con tanto di docce. Mamma mia, altro che strepitosi. Ok. Vasca addirittura. Mamma mia, ragazzi, veramente fantastico. E questi sono quelli per i maschietti. Ok, quindi di qua ci saranno, quelli per le femminucce, che sono, penso, identici. Ok, lo stile è lo stesso, come potete vedere. Quindi me ne ho mostrato uno, va bene lo stesso, cioè non è che ve li mostro entrambi. Qua ovviamente, ragazzi, olè, addirittura ci possiamo fare un bel tuffo. Guardate che spettacolo. E qui, angolo bar, con qualche tavolino, angolo disco. Cioè, ce n'è proprio, ragazzi, veramente altro che per tutti i gusti qua. Poi però qui c'è una scala.
che porta al piano di sotto. E al piano di sotto, ragazzi, un altro mondo praticamente. Guardate qui. Cioè, voglio dire, c'è una cucina anche qui, volendo. Mamma mia, ragazzi, che sala. Che sala. Notare. Notare la sala. Molto particolare, perché di solito appunto si tende a fare, no? Per i vampiri colori molto scuri, eh? Invece qui si è andati proprio sul rosso sangue. Giustamente, dobbiamo attirarli i clienti, e quindi... Oh, guardate questo spazio, ragazzi. Molto, molto bello, spazioso. Devo dire, ragazzi, non ci manca veramente niente. Quindi, questo lotto, ecco, ve lo mostro anche un po' dall'alto, così... Questo è il ristorante che è stato creato da Manali87, che ringrazio ancora, e si chiama La Terrazza dei Vampiri. Quindi mi raccomando, ragazzi, ora io qui ovviamente demolisco il lotto, perché finché non sarà stato scelto il locale, diciamo, finale, non mi sembra giusto tenere il lotto di nessuno. E quindi vi chiedo di votare, votate, 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 ragazzi. Per, ve li mostro ancora una volta nella galleria, perché mi sembra più che giusto. Il primo che abbiamo visto è stato realizzato da Ali 428, ed è lo sgranocchio, che vi mostro di nuovo molto rapidamente qui, ragazzi. Poi Cherry Blossom Channel, quindi qui Cherry 88 Channel ha creato Angeli e Demoni. Eccovelo qui, ragazzi. E infine Vanelli 87, La Terrazza dei Vampiri. Ecco qua. Io ringrazio di cuore ancora una volta sia Ari Sims, sia Cherry Blossom Channel, sia Vanelli 87, perché veramente mi ha fatto piacere proprio tanto ricevere i vostri locali. Sono veramente ben fatti tutti e tre. E vi ricordo, ragazzi, che potete votare due volte. La prima volta voterete per decidere la tipologia del locale. Cioè, per esempio, vi piace esteticamente più questo, più il locale realizzato da Cherry Blossom Channel, o vi piace di più il locale che è stato creato da Ari Sims, o vi piace di più il locale che è stato creato da Vanali87. Però ci sarà una seconda votazione, che sarà ovviamente, ragazzi, cioè partirà contemporaneamente alla prima, nel senso che voi nei commenti nei commenti di questo video mi direte non solo qual è il locale che preferite, quindi quale votate fra i tre, quindi quello creato da Cherry Blossom Channel, quello da Ari Sims o quello da Vanali87, ma soprattutto mi direte qual è il nome che preferite, pensando appunto al locale per la nostra Jo. Vi piace più il nome Angeli e Demoni? Vi piace più il nome Lo Sgranocchio? O vi piace più il nome La Terrazza dei Vampiri? Quindi ovviamente in base al nome che vi piace di più, per esempio potrebbe essere, guarda, che qualcuno mi dice mi piace molto di più il locale, esteticamente il locale che è stato creato da Cherry Blossom Channel, però preferisco che si chiami Lo Sgranocchio, ora io faccio un esempio a caso. Quindi ditemi voi, ragazze, ditemi voi sia qual è il locale che preferite. Io ve li mostro un'altra volta proprio al volo: Angeli e Demoni, Cherry Blossom Channel, Ari Sims, quindi Ali 428, Lo Sgranocchio, e infine Vanali 87, ecco qua, La Terrazza dei Vampiri. Ditemi qual è il locale che vi piace di più e anche qual è il nome che preferite, perché ovviamente magari, non lo so, vi piace tanto quel locale ma non vi piace il nome, o vi piace tanto il nome ma non vi piace tanto il locale. Quindi siete liberissimi di dirmi quello che preferite, ragazzi, sia per quanto riguarda il locale, detto proprio come struttura, sia per quanto concerne appunto il nome. Avete tempo per votare, diciamo così, entro, facciamo domenica 16 dicembre, ovviamente. Facciamo ore 16, quindi domenica 16, ore 16, ok? A questo punto, ragazzi, direi di occuparci delle direttive di oggi. La prima direttiva, ragazzi, che portiamo a termine in questo episodio mi era stata data da, ovviamente, Cherry Blossom Channel: sistemare il look a Don Lotario. Ebbene sì, ragazzi, questo è Don Lotario.
fortunata la nostra Cherry Blossom Channel che si ritrova questo faigo. Ebbene sì, rapidamente vi mostro i look. Come sapete io tendo a farne sempre più di uno. Questo diciamo è il look per autunno-inverno, no? Il look un po' più pesante. Questo invece è un po' più estivo, ecco, primavera, insomma estate, così. Fatemi sapere se vi piace il nuovo Don, eh? Fatemelo sapere. Io lo adoro, cioè per me è fantastico. Un Don lotario per tutte, preferibilmente non con questi tratti, però vabbè. Poi, ho lasciato questi abiti per il look formale perché non mi dispiacevano. Immaginate un look un po' più, ecco, pesante qui. Mentre qui, ragazzi, una cosa un po' più estiva, come potete vedere. E devo dire, fa la sua porca figura. Qui sempre il suo look che tutti conosciamo, perché non volevo cambiarlo completamente. Il look che tutti noi abbiamo imparato ad amare per l'abbigliamento sportivo estivo, e questo è quello invernale. Sempre con il suo cappellino, perché io ce lo vedo troppo. Poi i pigiami. Allora, questo ovviamente, ragazzi, è la tenuta del Don, ovviamente. Con magliettina e ciabattine. Pigiamino invernale senza ciabatte e con ciabatte, ragazzi. Proprio tutti i look per l'occasione. Questo è abiti da festa estivi. Guardate che figo che è. Con questi orecchini pure, ragazzi, che tocco, eh. E poi questi sono per l'inverno. Cioè, mi piace veramente tanto. Questo è, penso, il look che mi piace di più. Per Don Lotario, non lo so, proprio, per me è proprio adatto a lui, perfetto, preciso. Poi vabbè, ragazzi, costumi da bagno con ciabattine e senza, ma sono sempre, cioè, sempre il suo costume. I capelli qua sono diversi perché immagino, non lo so, dopo che si è tuffato non c'ha la cresta, ovviamente, ragazzi. Tiè, per l'estate arriva il caldo e il Don mi scopre, ovviamente, quindi eccovelo qui in tutto il suo splendor. Le Sinners si rifanno gli occhi. E questo è un altro look estivo. E infine clima freddo, quindi con un bel giubbottone, tutto ben coperto. E infine per quando magari poi si toglie il giubbotto, ragazzi, che sta così in casa, per non prendere comunque freddo. Fatemi sapere, soprattutto mi rivolgo a Cherry Blossom Channel, se vi piace il Don Lotario, perché secondo me, ragazzi, è un gran bel pezzo di sim. Ma veramente un gran bel pezzo di sim. Io non ho modificato il look, ovviamente, né a Nina, né a Dina e né tantomeno a Katrina, perché non è stata una direttiva, cioè non mi è stato mai richiesto da voi. Quindi ho modificato soltanto il look al Don Lotario. Quindi la direttiva di Cherry Blossom Channel è stata portata a termine. Facciamo momentaneamente ritorno a Windenburg, ragazzi. Qui che è, sta reagendo un momento tenero, tesoro, un po' dato lui, il piccolo Casper. Perché sono ovviamente con Emily, perché ho ricevuto una direttiva anche in questo senso da SimNature, e che mi aveva chiesto di far diventare Emily e ovviamente la nostra Cherry Blossom Channel grandi amiche. E io vi mostro soltanto, ragazzi, ecco qua. Loro sono buone amiche, una relazione solida costruita sulla fiducia e su ottimi ricordi. Quindi anche questa direttiva può essere considerata portata a termine. Tesoro, vattene a lavorare, perché non lo so, sai altro che il rosso di più, vai. Oh, vai a lavorare, tesoro, meno male. Eccoci qua, ragazzi. E quindi anche questa direttiva è stata portata a termine, ragazzi. Ebbene sì, è stata portata a termine. Quindi direi che a questo punto facciamo un salto a casa di Joe per concludere l'episodio. Allora, ragazzi, siamo tornati in casa della nostra Joe per concludere l'episodio. Quindi vi chiedo di votare, vi ricordo, entro il 16... Mamma mia, butta sta cosa, tesoro, ripulisci. Entro il 16 dicembre, ore 16... Prima di tutto, quale dei tre locali preferite? E seconda cosa, ovviamente, quale dei tre nomi preferite? Quindi vi ricordo che siete liberi di scegliere un locale, ma anche un nome diverso rispetto a quello che gli è stato dato, se quel nome non vi piace. Quindi ditemi
Veramente ci tengo. Quale, secondo voi, fra i tre che avete visto, dovrebbe diventare il locale per la nostra Jo? Mi rivolgo soprattutto a chi ha visto magari la serie dal principio, che quindi ha avuto modo, ragazzi, cioè, ovviamente di conoscerla, no? Di capire un po' com'è fatta, di... sì, di... per poter appunto capire quale locale magari si adatta sulla base della sua personalità, secondo voi, a lei. Pensavo, ragazzi, a questo punto, magari di far crescere nel prossimo episodio la piccolina. Fatemi sapere se siete d'accordo, ovviamente, perché la partita di corda è sempre nelle vostre mani. Quindi se far crescere la piccola Maya, perché vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Quando cresce Patatosa? È vero, noi abbiamo la vita bloccata, quindi fatemi sapere voi, insomma. Giusto, la vita è bloccata, ragazzi. Mamma mia, non mi ricordo una cippa lippa. Sì, la vita è bloccata, quindi fatemi sapere voi quando deve crescere, ragazzi. Perché obiettivamente penso che se no rimarrà così forever and ever, proprio. Quindi non è proprio il caso, perché anche no. E nel prossimo episodio vi anticipo che ci sarà il matrimonio della nostra Jo, ovviamente. Con il Diego Lobo. E già vi dico, ragazzi, che... ma per favore, no, ciao. A parte che il club non deve esistere più perché ciao proprio, fine. Elimina sto coso, addio. Quindi non c'è più niente, non devi entrare da nessuna parte. Ci sarà il matrimonio. Vi anticipo già che sulla base delle vostre... ecco, Nutri, Vanne, anche se sei arrivata a farlo apposta. Vi avevo chiesto di dirmi se preferivate un matrimonio un po' più semplice oppure una cosa in grande. Ho ricevuto 3 voti al riguardo, almeno per ora. Quindi, almeno per ora il matrimonio sarà in piccolo, una cosa un po' piccolina, così. Se invece riceverò ovviamente altri pareri da qui a tempo per la registrazione di martedì prossimo, ragazzi, magari rivaluto. Potrei anche rivalutare. Zoe si è fatta viva. A tempo che Joe non aveva più niente a che fare con Zoe, ragazzi. Ebbene sì. Volevo informarvi inoltre di un'ultima cosa prima di concludere l'episodio, ovvero che sono rimaste tipo un paio di direttive, due o tre direttive, proprio roba da... proprio... anzi, quattro per la precisione, ecco. Proprio roba da poco, però. E quindi io, diciamo che entro un paio di episodi concluderò la prima stagione di Simmizzando. Salvo imprevisti, ovviamente. Ma entro un paio di episodi, ragazzi, dovremmo farcela. Quindi la serie andrà in pausa per un po'. Non so di preciso per quanto tempo. Non vorrei metterci troppo, ragazzi, però per un po' andrà in pausa. E quindi sì. Sono veramente contenta perché. Siamo arrivati alla fine, insomma, ecco, quasi ormai di questa prima stagione, quindi dei primi obiettivi, insomma, della nostra Jo, no? Sembra ieri, insomma, ragazzi, che è iniziata questa serie. Quindi, veramente, fatemi sapere per quanto concerne il ristorante. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale e playlist. I canali dei miei amici youtuber, andate e iscrivetevi, campanelle attive. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate da loro e iscrivetevi. Detto questo, vi auguro, come sempre, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando al prossimo con la nostra Jo in versione sposa. Fatemi sapere un po' magari il look, secondo voi, che dovrebbe avere per questo matrimonio, no? Chi gioca a The Sims in particolare, quale abito presente nel gioco magari preferite, ecco. Un'acconciatura, capelli sciolti, capelli raccolti, ragazzi. Mi rimetto a voi, sono curiosa. Vi rimando al prossimo episodio, come sempre, un grande abbraccio. Grazie ancora a Cherry Blossom Channel, Ari Sims e Vanario 87 per aver creato i ristoranti per i ristoranti. Il ristorante! Perché poi verrà scelto uno, però in generale i ristoranti per la nostra Jo sul Sol Simmers. E non.